Roberto Marchesi, Panificio Marchesi. Siamo nati nel 1961 a Boccaleone, forno e negozio adiacente. Ci siamo un pochino ingranditi nel 96 con il nuovo laboratorio in via Borgo Palazzo, dove è tuttora il negozio in via Borgo Palazzo. Poi nel 2011 sono arrivato io e nel 2013 abbiamo aperto un negozio in piazza Pontile. Quindi adesso abbiamo questi tre punti vendita e il laboratorio che lavora per tutte e tre nella sede centrale di Borgo Palazzo. La mia azienda l'ha vissuto impegnandosi a cercare di mantenere un servizio adeguato ai tempi. Secondo me ci sono due circostanze fondamentali che condizionano molto le persone in periodi di crisi come è stato questo, anche drammatico. Il primo è capire come fare a continuare a fare il proprio lavoro. E il secondo è capire se il proprio lavoro è ancora lo stesso in un momento così particolare. Noi abbiamo un po' ribaltato il concetto del nostro lavoro perché abbiamo chiuso il pomeriggio i negozi e abbiamo fatto la consegna a domicilio proprio per cercare di venire incontro alle esigenze rinnovate dei nostri clienti e non solo, quindi soprattutto gli anziani ovviamente, che avevano necessità di ricevere la spesa a casa e non potevano muoversi per la salute loro e nostra. Innanzitutto noi siamo abbastanza fortunati lavorando nell'alimentare e quindi non ci sono complicazioni e situazioni così drammatiche come negli altri settori, soprattutto negli altri settori del commercio, del turismo o dell'horeca, della ristorazione. È chiaro che bisogna cercare di ampliare e moltiplicare i momenti di contatto con i clienti, quindi per esempio è molto importante dare la possibilità al cliente, senza che venga in negozio, di ordinarti la spesa, piuttosto che ordinarti i prodotti che noi facciamo magari nel tempo, come i panettoni, le colombe. Quindi dare la possibilità di rimanere sempre a contatto col cliente pur non essendo più un contatto fisico così continuo. Ecco, questo è il modo in cui abbiamo reagito e poi cercando per alcuni prodotti come appunto colombe e panettone di ampliare il mercato, quindi di rivolgerci non solo in Italia, in tutta Italia come facciamo noi da anni, ma nel mondo addirittura. Più che implementato nuovi sistemi, noi abbiamo cercato di avere un approccio un pochino più professionale a tutta la parte della presenza online, quindi abbiamo previsto un nuovo sito che sia di sintesi rispetto al nostro lavoro quotidiano e il nostro lavoro su colombe e panettone, abbiamo previsto un sito dedicato solo al panettone marchesi, un sito dedicato solo alla colomba marchesi, in modo tale che ci siano dei luoghi adeguati in cui promuovere e appunto raccontare al cliente quello che noi facciamo e che presumibilmente si desume dal lavoro finito, quindi dal prodotto, ma che poi raccontato magari rende anche più l'idea del significato che poi i prodotti hanno per noi e della nostra filosofia di lavoro, quello sì. Dare consigli è veramente complicato, nel senso che io credo che un percorso imprenditoriale parta da una motivazione che un imprenditore ha dentro di sé, quindi da un'esigenza, da un bisogno che ha di comunicarsi e contemporaneamente da un'esigenza, da un bisogno che vede nei suoi clienti e che crede che non ci siano attori che lo soddisfino pienamente. Quindi ognuno poi ha il suo angolo d'attacco, diciamo, rispetto al mercato e il suo stile per attaccarlo. Per cui ecco, consigli forse no, di certo credo che per fare gli imprenditori in un momento così complicato sia necessario avere una motivazione altissima, una preparazione adeguata e a 360 gradi, soprattutto sulla parte della gestione, anche burocratica, ahimè, e poi sapere qual è il proprio perché, cioè sapere perché si intraprende. Perché, come dico spesso, i guadagni sono solo una conseguenza di un'azione, non sono mai la finalità per cui uno incomincia a lavorare e a fare imprenditore. Azione di successo in sé, non c'è un momento topic in cui da lì in poi è andato tutto bene, per l'amor del cielo. Di certo è che da qualche anno stiamo cercando di posizionarci in maniera molto più differenziante, soprattutto rispetto ad alcune categorie di prodotti, in modo tale da essere facilmente individuabili e anche da avere una nicchia di clienti che sia facilmente individuabile da noi, in cui poter comunicare al meglio quello che facciamo. Per cui ecco, fare magari come azione di successo, direi aver fatto ordine rispetto a chi siamo e a chi vogliamo rivolgerci. Il social sta diventando sempre più importante. Per social intendiamo la presenza online, quindi siti, Instagram, Facebook e poi molto probabilmente a breve implementeremo con TikTok. È fondamentale perché ci permette, appunto, soprattutto in un periodo in cui non è facile avere un rapporto quotidiano con la clientela nei nostri tre negozi, ci permette comunque di restare in contatto e in alcuni casi è l'unico metodo che abbiamo per poter avere contatto con i nostri clienti e potenzialità, perché per esempio panettone colomba li esportiamo anche fuori dall'Europa, per cui tramite Instagram, per esempio, si è stati contattati in un'azienda
e abbiamo incominciato a lavorare con i Caraibi sul prodotto del panettone. Questa settimana abbiamo una spedizione sui Caraibi per festeggiare tra l'altro un 18° compleanno, una cosa molto particolare. Questa opportunità da un lato ti dà la possibilità di ampliare e di posizionarti in maniera prestigiosa sul mercato, dall'altro ti danno anche l'opportunità di destagionalizzare alcuni prodotti perché non sono così tradizionalmente legati a un momento dell'anno e quindi possono dare ancora più respiro alla propria azienda. Questa è una domanda veramente bella e in quanto bella è veramente complicata, nel senso che ho cercato più volte negli anni di capire quale fosse la differenza tra arte e artigianato, no? Perché noi siamo artigiani e questo è indubbio. Tendo a pensare che la differenza sia che l'arte si rivolga alla parte spirituale dell'uomo, evocativa, al sentimento, mentre l'artigianato sia legato più a un bisogno concreto. Detto questo, è chiaro che se per arte intendiamo l'abilità, l'attenzione e il cuore che ci si mette in quello che si fa, tutto quello che facciamo è arte. Se invece pensiamo all'arte come obiettivo, cioè se vogliamo far provare alla gente delle cose particolari con i nostri prodotti, diciamo che ce ne sono alcuni, per esempio proprio panettone e colomba, che sono di per sé arte. Una frase che noi diciamo spesso è che è una grande responsabilità poter fare questi prodotti per tante persone che ci scelgono, perché per esempio il panettone viene tagliato con le persone che si amano di più e nel momento più importante dell'anno. Per cui quella non può che essere arte, perché ci rivolgiamo sia al palato ma soprattutto al cuore, nel momento in cui il cuore presumibilmente è più aperto.